com'è andato questo secondo incontro? Molto bene, molto bene. Noi non vediamo l'ora di partire. Quando c'è l'impegno a difendere in Europa l'interesse nazionale italiano, quindi le imprese italiane, la sicurezza e la salute degli italiani, la moda, il turismo, l'agricoltura italiana, quando c'è l'impegno a non aumentare nessuna tassa, nessuna patrimoniale, nessun aumento dell'IMU, nessuna nuova tassa, ma anzi a lavorare per ridurre il carico fiscale a partire dall'IRPEF. Noi abbiamo portato la proposta di aumentare il regime forfettario, quindi la flat tax, fino a 100.000 euro per uno dei settori più colpiti, partite IVA, artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, e abbiamo portato la proposta di pace fiscale per la rottamazione dei 50 milioni di cartelle di Equitalia che rischiano di devastare la vita di milioni di famiglie. A momento eccezionale come l'anno di Covid, risposta eccezionale da parte dello Stato.